tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Chiude definitivamente Ti lascio una canzone. Le parole di Antonella Clerici pronunciate sui titoli di coda del finale di sabato scorso non lasciano presagire nulla di buono per i fan del talent, che ha per protagonisti i bambini che cantano le canzoni più belle della musica italiana. Ti dispiace che chiuda? Sì, sì, molto. Lo seguivi? Sì, abbastanza. Quindi, il critico del Corriere Aldo Grasso ha scritto: brindiamo e suoniamo le campane a festa, finalmente i bambini non saranno più costretti ad imitare i grandi con mossette e moine. Secondo te può aver ragione? No, assolutamente no, perché i bambini possono andare a cantare, è normale, cioè non è perché un bambino non può cantare. Io canto, quello che faceva Gerry Scotti era molto bello, io mi commuovevo. Trovi che forse la polemica è sul fatto che non cantano canzoni per bambini, ma canzoni già da adulti che hanno anche delle tematiche magari più passionali, piuttosto che amore. Che... Lì da Gerry Scotti cantavano delle canzoni molto più difficili. Poi quello, c'è stato un programma adesso sul 6 che è finito con Gerry Scotti, Maria De Filippi e Zerbi. C'era una ragazza di 12 anni, bravissima, che cioè era fenomenale, era metà inglese e metà italiana e cantava l'inglese come l'italiano, ma benissimo. Quindi secondo me hanno sbagliato a chiuderlo. Le dispiace che finisca il programma? Sì. Il critico del Corriere Aldo Grasso ha scritto: brindiamo e suoniamo le campane a festa. Finalmente i bambini non saranno più costretti ad imitare i grandi con mossette e moine. Ha ragione secondo lei? Nella maniera più... No, non ha assolutamente ragione, anche perché Aldo Grasso lo conosco e non mi sembra la persona che possa dire qualche cosa su queste cose, visto che ha sempre avuto da ridire su filmati o altre cose, su bambini e altre eccetera. Come non mi sembra la persona più adatta per dire una cosa di genere. Quindi lei cosa ne pensa proprio della presenza dei bambini in televisione, in questo caso, come in questo programma? Secondo me la presenza dei bambini in televisione deve essere aiutata anche con persone adulte, però ci deve essere la presenza dei bambini in televisione, ci deve essere. E quella regola che dice che fino a mezzanotte i bambini forse possono andare a cantare o a fare qualche cosa, mi sembra che, visto che siamo nel 2015, è una regola che dovrebbe essere superata. Ma tutto ha un tempo, tutto un limite, esagerare è troppo. Cosa intende per esagerare in questo caso? Troppe ore. Qualsiasi programma fanno altro che parlare di musica. Preferisce contenuti diversi? Beh, certo. Cosa ad esempio, cosa guarda in particolare? Ma soprattutto mi piace Quark, queste cose così, la visione del mondo, scienza, anche la medicina è importante. Ecco, tutto. Per quanto riguarda sempre il programma Ti lascio una canzone, il critico del Corriere Aldo Grasso ha scritto: brindiamo e suoniamo le campane a festa, finalmente i bambini non saranno più costretti ad imitare i grandi con mossette e moine. Secondo lei ha ragione? Beh, in linea di massima sì, cioè c'è un qualcosa di importante quello che dice, però ovviamente abbiamo già altre cose, dal Bologna, festival vari, poi anche Sanremo, cioè, ma soltanto che durano troppo. Tutta la prima serata mi sembra dovrebbe essere un po' più di contenuti più, diciamo, di contenuti più idonei al pubblico, quella alla nostra vita. Magari un po' meno intrattenimento, più cultura, più scienza? Beh, certo, scienza è una cosa importante, l'evoluzione che stiamo attraversando è una cosa pazzesca. Chi si ricorda degli anni 55-65, poi c'è stata un'esplosione dagli anni 80 in su.